News TV a Villa Maina, alle Terme di Sant'Odoro, per intervistare l'avvocato Nicola Romano. Avvocato, come mai lei che vive a Milano ha deciso di investire qui in Irpinia? Cosa la lega a questa terra? Io sono nato a Villa Maina. A 18 anni che sono andato a Milano per frequentare l'Università Cattolica, dove mi sono laureato in giurisprudenza. E l'obiettivo era quello di tornare a Villa Maina, se non che ho avuto la fortuna di incontrare mia moglie milanese e quindi sono rimasto a Milano, ho avuto anche 9 figli, il sindaco di Rho è mio figlio, quindi noi abbiamo anche questa bella circostanza che l'Expo, quindi la manifestazione più grande fatta a Milano, l'ha inaugurata addirittura mio figlio Pietro, ed è stato lui che ha ricevuto il Presidente della Repubblica Mattarella. Io ho vissuto e vivo a Milano, dove sono titolare di uno studio professionale, siamo in 11 avvocati, quindi più collaboratori vari. Nel 1980 c'è stato il terremoto ed io, come irpino, mi sono interessato per portare aiuti qui al mio paese. Ed infatti il Rho, dove io vivo, sponsorizzò per gli aiuti proprio Villa Maina. E quindi è stata una bella prova di solidarietà. Ma la frequentazione a cagione dell'evento sismico da parte mia per Villa Maina mi ha fatto rinascere l'affetto per il paese. E i vecchi proprietari delle termiche nel Conte di San Felice, cugini dei Caracciola, eccetera, mi proposero, dovendo loro ricostruire, non avendo per intero la possibilità economica, mi proposero di partecipare alla ricostruzione. Io avevo le mie perplessità, però mia mamma mi diceva: le mura sono mura, e allora sono entrato al 25%. Poi dal 25% i San Felice non avevano più voglia né possibilità di proseguire, avendo peraltro ambiziosamente fatto e realizzato un progetto molto significativo come questo, che secondo me rappresenta una costruzione moderna, efficace e anche funzionale. Ho dovuto necessariamente impegnarmi e seguirlo con molta più attenzione, ed è questo il motivo per il quale io ho impegnato non solo i capitali, ma anche il tempo e le mie capacità. Avvocato, qual è la caratteristica delle acque delle terme di San Teodoro di Villa Maina? Ma delle acque e dell'efficacia curativa delle acque delle terme di Villa Maina ne parla addirittura Virgilio nel libro dell'Eneide, nel libro VI. Ne parlano tanti studiosi e abbiamo proprio nel libro, abbiamo fatto un libro dove si testimoniano quasi i miracoli che sono accaduti per effetto delle cure termali. Addirittura ci sono delle persone che hanno testimoniato che venivano dalle Puglie. Allora venivano sugli asini perché non c'erano le macchine, gli ammalati, quelli paralizzati, venivano messi sugli asini sulle barelle di legno perché non potevano camminare. Venivano qui a Villa Maina, alle terme, dopo 12 bagni addirittura riprendevano a camminare. Queste sono delle testimonianze vere. Quindi noi abbiamo una sicura efficacia curativa delle acque termali. C'è da dire che fino
all'80, le terme di San Teodoro erano semplicemente note per i bagni. La gente veniva qua, faceva i bagni, tanto è vero che la vecchia struttura delle terme, dove c'è la chiesetta, c'è la chiesa, ci sono i bagni degli uomini e i bagni delle donne, sono due vasche, in una c'erano le donne e in una c'erano gli uomini. Ma facevano i turni, le donne proprio venivano. Poi cosa è successo? Che io personalmente, quando ho incominciato ad interessarmi, ho voluto verificare scientificamente, ovviamente, qual è l'efficacia curativa dell'acqua di Villa Maria. Se era solamente per i reumatismi, se era semplicemente per... oppure, e abbiamo coinvolto un gruppo di studiosi, i quali hanno certificato proprio sotto il piano scientifico che le acque termali di Villa Maina hanno efficacia curativa in, per esempio nei mali del sistema nervoso, negli sconcerti uterini per le donne, nelle sifilide per gli uomini. Avvocato, un vostro pensiero, c'è un'emergenza sanitaria mondiale ancora in atto, un pensiero a Villa Maina, all'Italia, insomma, alla situazione, alle strutture, tra cui la vostra? Io personalmente penso, e dopo tanta riflessione, che noi, sia individualmente che come comunità, affrontiamo l'emergenza sanitaria con un po' di fatalismo e di attesa che venga qualcosa chissà da dove. Io faccio sempre questo paragone. Nel 1980, quando si verificò il terremoto, io sono venuto qui, ma comunque era un fenomeno noto e percepibile, tutti dicevano diamoci da fare. Ah, io allargo, io alzo, a me mi aiuta mio papà, io qui, io ho i risparmi. Insomma, c'era questa volontà di superare quella difficoltà emergenziale che era data dal terremoto e quindi di riprendere la vita. Nella circostanza dell'emergenza sanità, io ho constato invece una specie di rinuncia individuale a fare qualcosa. Aspettiamo che lo Stato o qualcuno faccia. Invece io penso che anche in questa occasione sia dovere di ognuno di noi dare il proprio contributo, ognuno nella propria capacità, con la propria possibilità, ma anche con una testimonianza personale fisica, in maniera che si abbia la percezione che tutti assieme vogliamo superare l'emergenza e non sederci oppure subire e dice ormai questo fatto è successo, vediamo se qualcuno ce lo risolve. Nessuno risolve senza il nostro contributo. Io penso quindi che si debba anzitutto sollecitare l'impegno individuale di ognuno a dare il proprio contributo per superare l'emergenza. E l'emergenza è un fatto umano. Quello che è accaduto non è un fatto strano, è un fatto che è accaduto agli uomini. In Russia lo prendono in una maniera, in America nell'altra, noi qui grazie a Dio pare che stiamo andando meglio degli altri, perché abbiamo da un lato avuto la sfortuna di essere colpiti per prima e dall'altro abbiamo avuto degli scienziati molto bravi che ci hanno messo
bene, ben in guardia e hanno si sono attrezzati anche per il... Io per esempio alcuni professori proprio li conosco personalmente e li sento e li vedo impegnatissimi in questa ricerca. Ma non basta solamente, secondo me, la ricerca scientifica. Ognuno di noi deve essere impegnato nel tentativo di superare. Ognuno deve fare quel poco che può fare, lo deve fare.